abbiamo effettuato una rimonta importante in un momento in cui sembrava voler relegare il Movimento 5 Stelle in qualche modo in un angolo. L'impegno è proprio questo, quello di ascoltarli, quello di stare insieme ai cittadini e non rintanarsi nei soffici e vellutati studi romani. Risultati, direi senza ombra di dubbio, eccezionali del Movimento 5 Stelle a Napoli, in provincia di Napoli, in Campania e nel sud Italia. Abbiamo effettuato una rimonta importante in un momento in cui il vento sembrava molto contrario al Movimento, in un momento in cui la sensazione trasferita da tanti sembrava voler relegare il Movimento 5 Stelle in qualche modo in un angolo. Io credo che il segnale sia forte, e cioè la Campania non si rivede nel programma del centrodestra, e io direi chiaramente non si rivede in un programma che ha messo tra i punti da realizzare l'autonomia differenziata, partendo tra l'altro dalla spesa storica. Il centrodestra ha intenzione quindi di finanziare i servizi in base alla spesa storica. Questo penalizzerà il nostro territorio e noi certamente saremo un argine a questa deriva in Parlamento. Difenderete il reddito anche in piazza se la Meloni ci metterà mano? Noi certamente difenderemo il reddito, ma io non credo, guardate, che ci metteranno mano, perché i dati ci dicono che quella misura non può essere toccata. Ma la vittoria nel collegio uninominale di Fuorigrotta è un po' uno spartiacque, perché parla a quella parte di città rappresentando che ci sta un territorio napoletano in grande sofferenza, che bisogna ascoltare, col quale partecipare ad un percorso di nuova speranza. Non è contro qualcheduno questa vittoria, ma è per qualcheduno, e io la leggo in questi termini. L'impegno è proprio questo, quello di ascoltarli, quello di stare insieme ai cittadini e non rintanarsi nei soffici e vellutati studi romani, dove tutto sembra semplice ma è anche molto autoreferenziale. Io non sono fatto così e scenderò sempre insieme ai cittadini. Sui diritti civili in realtà il Movimento 5 Stelle non solo è stato molto chiaro nel suo programma in campagna elettorale, ma in questi 4 anni, se dei passi in avanti, dopo anni e anni in cui si è provato a far approvare almeno in una delle due camere una legge contro l'omo-bilesbo-transfobia, una legge per l'eutanasia, per il fine vita, una legge per rivedere la legalizzazione, questo si deve al Movimento 5 Stelle.